Buongiorno cari amici delle tartarughe. Allora, oggi andiamo insieme alla raccolta del tartacibo. Questo è un bellissimo trifoglio fiorito, guardate che spettacolo. Adesso lo raccolgo e poi insieme a tante belle erbette che andremo a scoprire insieme, tra cui la Veronica cimbalaria e l'ombelico di Venus, andremo a nutrire le nostre belle tartarughe. Lo sapevate che mangiano anche le foglie di susino? Eccole qua. Chissà, anche due belle susine ancora un po' acerbe, ma sicuramente molto buone per loro. Questa invece è la Veronica cimbalaria. La ringrazio ancora la mia carissima amica Alina, che mi ha detto il nome perché altrimenti io non lo sapevo. Grazie Alina. Questa è Malva. Anche se non è spettacolare, però se la mangiano molto volentieri. Guardate qui che spettacolo di tartacibo. Questo è tutto tartacibo. Tartacibo di primissima qualità. Sotto gli ulivi. Questo è tutto tartacibo. Ecco qua, questo cespuglio l'ho lasciato apposta perché oltre alla menta che mi piace moltissimo, questa, le tartarughe invece non la amano, c'è veramente una grandissima quantità di tartacibo. Mentre invece questa fascetta sarà destinata all'orto come anche le altre della campagna. Gli do anche un po' di questa bella erba che vi dico la verità non so come si chiami. Però io gliela do lo stesso. Insetto compreso. Poi gli do anche un po' di questa bella insalata che è spigata. L'avevo coltivata, però poi non sono arrivato in tempo per mangiarla. Lei era già bella tranquilla di non essere mangiata ed ecco qua che invece la do in pasto alle tartarughe. Che bella ape. Anzi no, non è un'ape, è una vespa. Speriamo che non mi punga. Che dite? Adesso la faccio volare via e poi la raccolgo. Ora vi faccio vedere anche una cosa che ho incominciato a fare, però colgo l'occasione per farlo vedere anche a voi. Siccome le nostre belle tartarughe ricavano gran parte dell'acqua di cui hanno bisogno dal cibo, noi bagniamo bene tutte le erbette che abbiamo appena raccolto. Ecco qua una lumachina che si sta facendo il bagno. Ora, non è che quest'erba io l'abbia bagnata perché non fosse pulita. È pulitissima perché l'ho appena raccolta e l'ho raccolta in un terreno assolutamente incontaminato, dove proprio non c'è assolutamente nessun pericolo per le nostre tartarughe. Però in questo modo loro riescono a ricavare sicuramente una quantità di acqua decisamente superiore. Allora, tu che sei una bella lumachina, fonte di calcio e di proteine per le nostre belle tartarughe, io però ho un po' di cuore, di compassione per te e preferisco lasciarti libera in campagna. Ecco che allora ti lascio andare per la tua strada. Ciao lumachina, ti è andata bene questa volta, eh? Lui è un ragno e non è simpatico a nessuno.
Eccoci qua, pronti a nutrire le nostre belle tartarughe. Ma incominciamo da questa bella insalata. Allez, tartarughe, all'attacco! Buona giornata e arrivederci al prossimo video. Benissimo, per oggi vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante questo trucco su come mantenere pulito il guscio delle tartarughe. Buona giornata a tutti e arrivederci al prossimo video.